Le Troiane, tragedia di Euripide, fu rappresentata per la prima volta nel 415 a.C., durante la guerra del Peloponneso. Poseidone, dio del mare e protettore della città di Ilio, osserva con dispiacere le rovine fumanti di Troia, distrutta dai greci. Priamo è morto. Gli Achei hanno saccheggiato la città e fatto ingente bottino. Ora le truppe argive attendono il vento propizio per tornare vittoriose in patria, dopo ben 10 anni. Il dio, accettando la sconfitta personale patita da Era e Atena, intende allontanarsi da Troia. Ormai i templi sono distrutti e non è rimasto nessuno per onorare gli dei. Le donne, uniche a essere rimaste in vita, piangono per la sorte di schiavitù che li attende, in Grecia, da quel giorno in avanti. In una tenda sono radunate le troiane che ancora non sono state assegnate ai vincitori. Si tratta della spartana Elena, della regina di Troia, Ecuba, che piange la morte dei figli, Cassandra, presa con la forza da Agamennone. Poseidone saluta per l'ultima volta quella che fu la città a lui tanto cara, che addirittura contribuì a erigere. Appare in quel momento Atena, che si rivolge allo zio, fratello di suo padre Zeus, e gli propone un'alleanza. Poseidone rimane stupito. Forse Atena recede dal suo antico odio e prova pietà per Troia, ora che è ridotta in cenere? La dea risponde che desidera offrire di che rallegrarsi ai suoi vecchi nemici, i troiani, e rendere amaro il ritorno all'armata argiva. Aiace ha osato strappare con violenza Cassandra dall'altare e gli Achei non lo hanno punito, non hanno detto neanche una parola. Lei li ha aiutati a conquistare Troia e loro si sono mostrati irrispettosi e sacrileghi. Poseidone domanda come intende vendicarsi e Atena rivela che quando faranno vela verso casa da Ilio, Zeus rovescerà su di loro torrenti di pioggia e grandine, cupe raffiche di vento. E le metterà a disposizione, glielo ha promesso, il fuoco delle sue folgori per colpire gli Achei e incendiare le navi. Poseidone, da parte sua, dovrebbe preparare per loro un Egeo mugghiante di onde gigantesche, furioso di vortici, e riempire di cadaveri il golfo di Eubea. Devono imparare, gli Achei, a rispettare in futuro i templi e a onorare gli dei. Poseidone accetta l'alleanza e promette il suo aiuto alla dea. Stolto è il mortale che distrugge città, chi condanna alla desolazione i templi e le tombe, asilo dei morti, è destinato a perire malamente. Intanto, nell'accampamento greco davanti alle rovine fumanti di Troia, Ecuba si lamenta per le sue innumerevoli disgrazie. Infelice, sollevati da terra, leva e drizza la testa, Troia non esiste più, tu non sei più regina. Rassegnati. La fortuna ha mutato il corso, naviga secondo la corrente e il destino, non dirigere la prua della vita contro i flutti, asseconda il vento della sorte. La povera vecchia piange e racconta a se stessa che ormai tutto ha perduto, patria, marito e figli. Stesa per terra, sente dolore in ogni parte del corpo. Vuole solo cullarsi su se stessa e accompagnare a questo triste dondolio lacrime e lamenti. L'anziana rievoca gli avvenimenti che portarono alla fine della sua città. Ricorda che le prue di navi rapide sui remi puntarono contro la sacra Troia attraverso un mare di porpora, inseguendo Elena, disonore del fratello divino Castore, colei a causa della quale perirono i 50 figli di Priamo e responsabile della sua schiavitù. L'anziana regina invita alle lacrime e al lamento le giovani vedove e le ragazze destinate a una sorte orribile. Inizierò il mio canto, come la rondine lancia ai suoi piccoli lo strido acuto. Il mio non sarà lo stesso canto con cui un tempo, regina accanto a Priamo, celebravo gli dei, guidando il coro alle ritmate cadenze di musica frigia. Tutte le donne troiane accorrono, spaventate per le grida della loro regina,
Le chiedono perché gema così tanto. Lei risponde perché ormai i greci sono pronti a partire e loro saranno trascinate via dalla loro amata terra. Prega che qualcuno calmi Cassandra, la profetessa, in preda al delirio mistico. Le donne, piangendo, domandano se lei sa a chi saranno date come schiave e lei risponde che i capi Achei stanno sorteggiando le loro prede. Le schiave troiane, disperate, si chiedono dove mai verranno portate una volta strappate da Troia. Ad Argo, forse? A Ftia? Quanta angoscia! In che terra e di chi sarò schiava io, una vecchia, un inutile fuco, io, miserabile forma di morte, vanescente immagine di trapassato? Mi adibiranno a aprire la porta o a allevare bambini, mentre a Troia godevo di onori sovrani. Le schiave commentano che è ovvio che la regina si dolga e gema per la sua sconfitta. Ognuna di loro non lancerà la rapida spola sui telai dell'Ida. Per l'ultima volta vedono le case dei loro parenti morti, per l'ultima volta. E soffriranno altre più gravi miserie. Entrare nel letto di un greco, maledetta quella notte il loro destino. O diventeranno povere schiave portatrici di acqua dalla sacra fonte di Pirene. Magari toccasse loro la felice e famosa terra di Teseo. Ma non si augurano di certo di vedere le correnti dell'Eurota, la borrita dimora di Elena. Lì, da schiave, si troverebbero davanti agli occhi Menelao, che ha distrutto Troia. La superba pianura del Peneo, che si stende ai piedi dell'Olimpo, opulente e rigogliosa di frutti, sarebbe il meglio per loro, ragionano le povere ragazze, dopo la sacra, divina contrada di Teseo. E la regione dell'Etna e di Efesto, sita di rimpetto a Cartagine e madre dei monti Siculi, a quanto loro hanno sentito, spicca per le sue corone agonali. Non è lontano per chi naviga nello Ionio il paese irrigato dal Crati, il fiume più bello. Le sue acque tingono di biondo acceso i capelli, rendono prospera una terra che produce uomini di virtù. Così ragionano le giovani donne, considerando il loro sconosciuto futuro. Mentre loro parlano, si avvicina Taltibio, l'araldo dei Greci, e si rivolge a Ecuba, annunciando che il sorteggio delle giovani schiave è stato fatto. Cassandra è stata assegnata ad Agamennone, che la terrà in casa come concubina, essendo stato trafitto da passione per la giovane sacerdotessa. Polissena è stata assegnata alla tomba di Achille, e ora è in pace. Andromaca è stata presa da Neottolemo, il figlio di Achille. Ecuba, invece, sarà schiava di Odisseo. Ai ai, percuotiti il capo rasato, lacerati con le unghie le gote. Ahimè, la sorte mi consegna come schiava a un essere immondo, subdolo, nemico della giustizia, a un mostro senza legge. La sua lingua bifida rivolta alle cose, capovolge il qui e il là e rende odioso a tutti ciò che prima era caro. Donne di Troia, piangete per me. Sono morta, è la fine, Dio mio. Mi è toccato il destino più doloroso. Muovetevi, schiave. Occorre portare qui, al più presto, Cassandra. Devo consegnarla al comandante e poi condurre dagli altri capi le prigioniere destinate a essi dalla sorte. Ma cos'è quel bagliore di fiaccole là in fondo? Cosa fanno le troiane? Incendiano le tende o si danno fuoco? Hanno deciso di morire piuttosto che essere condotte via da questa terra ad Argo. Per la verità, un animo libero lo sopporta male il peso della schiavitù. Aprite, aprite le tende. Non voglio subire le conseguenze di un'azione vantaggiosa per le troiane, ma sgraditissima agli Achei. No, non si tratta di un incendio. Mia figlia Cassandra, la delirante, si sta precipitando verso di noi. Giunge Cassandra, in preda alla follia per il dolore, che portando una fiaccola intona il suo Imeneo, il suo canto di nozze, lei che è sacerdotessa e che le nozze odia. Aniche, pareche, fosfir, seboflego, idu idu, lampasitodieron, o umenai anax, makarios o gametas. Ma
Macaria Delta Ego Basilicois Lectrois Cat Argos Agamumena. O Imeneo, Signore, beato lo sposo, beata me, futura sposa nei talami regali di Argo. Imeneo, Imeneo, Signore. Madre, tu ancora piangi, gemi sul padre morto e sull'amata patria, e invece, per le mie nozze, io sollevo le vampe del fuoco. Danza col coro, madre, volteggia insieme a me, qua e là, adegua il tuo passo al mio ritmo. Inneggiate a Imeneo con canti e grida augurali per la sposa. Vergini frigie, dagli splendidi pepli, celebrate lo sposo destinato al mio talamo nuziale. O calipe ploi frugon corai, melpet imon gamonton pepromenon e una posin emeten. La madre si accosta alla figlia cercando di calmarla, le toglie di mano la torcia e invita le altre donne a rispondere con lacrime alle note del suo folle Imeneo. Madre, cingimi il capo con la corona della vittoria e rallegrati per le mie nozze regali. Scortami, e se non ti sembro risoluta, spingimi a forza. Se Illossia esiste, l'illustre principe degli Achei, Agamennone, avrà in me una sposa peggiore di Elena. Perché io lo ucciderò. Io devasterò a mia volta la sua reggia, vendicando così i miei fratelli e mio padre. Tacerò i particolari. Non menzionerò la scure destinata a cadere sul collo mio e di altri, le lotte matricide scatenate dai miei sponsali, la rovina della casa di Atreo. Cassandra non è impazzita, ma ha un piano, perché, profetessa di Apollo, conosce già il destino che attende Agamennone al suo ritorno a casa. La sacerdotessa continua a parlare alla madre, dimostrando come la loro città, ormai distrutta, sia più fortunata degli Achei. È vero, è posseduta da un dio, ma uscirà dal suo delirio, almeno in questo caso. Gli Achei, per una sola donna, per una sola Cipride, si misero in caccia di Elena e perirono a migliaia. L'astuto comandante sacrificò per cose orribili quanto aveva di più caro. Consegnò al fratello la gioia del focolare, la propria figlia, per una donna che non era stata rapita, ma se n'era andata di sua volontà. Una volta giunti sulle rive dello Scamandro, i greci morirono uno dietro l'altro, e non per difendere le frontiere del loro paese, la patria dalle eccelse torri. I guerrieri falciati da Ares non rividero i figli, non vennero avvolti in funebri pepli dalle mani delle mogli, giacciono in suolo straniero. Simile a loro fu il destino di chi era rimasto in patria. Le donne morivano vedove. I vecchi, soli ormai in case vuote, avevano allevato i figli per altri. E nessuno, presso le tombe, offre alla terra il sangue dei sacrifici. I troiani, invece, conobbero la gloria più alta, morire per la patria. I cadaveri dei guerrieri caduti vennero trasportati nelle loro dimore da braccia amiche, ebbero sepoltura nella terra nativa. Le salme furono composte da chi doveva farlo. I frigi scampati ai combattimenti ogni sera tornavano dalla moglie e dai figli, un piacere negato agli Achei. Ecuba forse considera doloroso il destino di Ettore? No, non lo è stato. Morì con fama di eroe e gliela procurò l'arrivo degli Achei. Se fossero rimasti in Grecia, il suo valore non sarebbe venuto alla luce. Paride sposò la figlia di Zeus. Se non l'avesse sposata, le sue nozze sarebbero passate sotto silenzio. Chi ha senno deve rifuggire dalla guerra, ma se uno è costretto a farla, una morte gloriosa è corona non spregevole per la città, una morte da vile è un'ignominia. Perciò, madre, non devi piangere sulla tua patria, sui miei letti. Distruggerò con le mie nozze i nostri più odiati nemici. Taltibio si risente per le parole di Cassandra e dice che se non fosse una pazza pagherebbe a caro prezzo le sue parole malauguranti. Il figlio di Atreo si è piegato all'amore per questa pazza, se l'è scelta lui. Io, che sono un poveraccio, non l'avrei mai accolta nel mio letto. Ma visto che sei una pazza, Cassandra,
le tue offese contro gli argivi e le lodi dei frigi, le affido al vento perché le disperda. Su, seguimi alle navi, bella sposina del comandante. Come al solito, le profezie di Cassandra non venivano credute. E tu, Ecuba, quando il figlio di Laerte chiederà di portarti via, obbedisci. Sarai al servizio di una donna onesta, come dicono i greci venuti a Ilio. Ma che domestico straordinario! E li chiamano araldi, questi lacchè dei tiranni e della città, questa genia odiata dall'intero genere umano. Tu dici che mia madre entrerà nella reggia di Odisseo, e gli oracoli di Apollo dove li metti? Un dio ha profetato, attraverso di me, che Ecuba morirà qui. Sorvolo sull'onta che la aspetta. Povero Odisseo, non sai che traversie lo attendono. Le calamità mie e dei frigi gli sembreranno oro. Ha passato qui 10 anni, ne passerà altri 10 vagando per i mari e approderà a Itaca, da solo. La profetessa, invasata, continua raccontando quali saranno le peripezie dell'eroe greco. Conoscerà lo stretto varco tra le rocce, dimora della terribile Cariddi, il ciclope abitante dei monti e divoratore di carne cruda, Circe, la ligure che trasforma gli uomini in porci, i naufragi in amare acque, l'insano desiderio del fiore di loto, le sacre vacche del sole. Le loro carni parleranno e canteranno malauguri per Odisseo. Scenderà infine vivo nell'Ade e scamperà le torbide acque del mare per trovare in Itaca una serie infinita di mali. Ma perché scocco contro Odisseo gli strali delle calamità? Sbrigati, fai presto. Nell'Ade mi congiungerò al mio sposo. Tu, che ora sembri così in alto, ignobile condottiero dei Danai, sarai ignobilmente sepolto, di notte e non di giorno. Io sarò gettata, nudo cadavere, in un burrone dalle acque vorticose che mi consegneranno in pasto alle fiere, presso la tomba del mio sposo. Io, la sacerdotessa di Apollo. O infule del Dio a me più caro, stole mistiche, addio. Lascio per sempre le sacre feste di cui gioivo un tempo. Vi strappo via dal mio corpo, dalla mia pelle ancora pura, vi consegno ai rapidi venti, perché vi portino da lui, dal Signore delle profezie. Dov'è la nave dello stratega? Dove devo imbarcarmi? Sono più attenta di te a spiare che il vento gonfi le vele, perché ti porterai dietro una delle 3 erinni. Addio, madre, non piangere. E voi, patria, fratelli scomparsi, padre che ci hai generato, fra poco mi accoglierete fra voi, ma scenderò tra i morti con la corona della vittoria, dopo aver distrutto la casa di quegli atridi che hanno abbattuto Troia. Ecuba si sente svenire per le parole pronunciate dalla figlia e le ancelle la sostengono. Lasciatemi stare dove sono. Amiche, non fa piacere ciò che non si desidera. Giaccio qui, prostrata dai mali che patisco, che ho patito, che patirò. Voi celesti, invoco alleati poco simpatici, e però è un tratto nobile rivolgersi agli dèi quando si incappa nella mala sorte. Ma prima mi è caro rievocare l'antica felicità, così i miei mali desteranno maggiore compassione. La donna ricorda che fu regina, ebbe figli straordinari, di cui fu costretta a piangere la morte, come dello sposo Priamo, dopo averlo visto sgozzare davanti all'altare domestico. Aveva tante bellissime figlie, educate con cura e amore per splendide nozze, destinate a vivere una vita tranquilla di spose felici che le furono strappate dalle braccia e che non sa più se rivedrà. Non ha più speranza. E in ultimo, coronamento supremo dei suoi desolanti mali,
nella sua tarda età si ritroverà in Grecia come schiava. Le saranno imposti i lavori più sgradevoli per una vecchia. Farà da portinaia con un bel mazzo di chiave, lei, madre di Ettore. O le chiederanno di cuocere il pane. Le sue stanche ossa riposeranno su pietre nude ed erano abituate a letti regali. Il suo corpo consunto non avrà che logori stracci, squallore per chi viveva nel fasto. A causa di una donna, di un matrimonio, quanti mali ha patito e patirà, povera sventurata. Cassandra, figlia, tu, misticamente unita agli dei, in mezzo a quali sciagure hai perso la tua purezza? E tu, sventurata Polissena, dove sei? Avevo tanti figli e nessuno di loro, maschio o femmina, è qui per aiutarmi nel mio calvario. Perché volete rimettermi in piedi? Ci sono ancora delle speranze? In Troia io camminavo alteramente, un tempo, ora i miei passi sono da schiava. Guidatemi dove io trovi un giaciglio di paglia e una pietra come cuscino. Mi ci getterò sopra per morire, consunta di lacrime. Tra i beniamini della fortuna nessuno può venir ritenuto felice prima che abbia chiuso la sua esistenza. Le donne troiane piangono e con alti lamenti ricordano l'inganno del cavallo di legno pieno di guerrieri, i festeggiamenti per la vittoria contro gli Achei dopo aver introdotto in città il dono funesto, le grida in città quando i greci attaccarono da dentro e aprirono le porte all'intero esercito, i bimbi terrorizzati che chiamavano le loro mamme mentre si compiva il sanguinoso massacro. Mentre le donne piangono, Andromaca, la vedova di Ettore, viene trasportata su un carro nemico, tremante, mentre stringe al seno il piccolo Astianatte. La donna geme e invoca la morte. Chiede allo sposo, nell'Ade, di trascinarla giù con lui. Maledice Paride, figlio di Ecuba, che con le sue odiose nozze ha annientato Troia, uccidendo i suoi figli più nobili e destinando alla schiavitù i sopravvissuti. Madre dell'uomo che un tempo seminava morte tra le file dei greci. Le vedi queste cose? Vedo cosa fanno gli dei. Levano in alto come torre chi era nulla. Annientano chi si credeva potente. Andromaca grida che la portano via insieme a suo figlio, nipotino di Ecuba. Le rivela la morte di Polissena, uccisa sulla tomba di Achille, sul corpo della quale ha pianto dopo averlo coperto con un peplo. Invidia la sua sorte. Lei è morta e il suo destino è per Andromaca preferibile a quello che l'attende. Figlia mia, per la verità vivere e morire non sono paragonabili. Da una parte c'è ancora la speranza, dall'altra non c'è più nulla. Madre, ascolta un mio prezioso ragionamento, che sarà un balsamo per il tuo cuore. Io sostengo che non esistere equivale a morire. E che morire è preferibile a vivere penosamente. Non si soffre quando non si è coscienti delle proprie sventure. Chi precipita da una condizione favorevole nell'infelicità si rode l'animo pensando all'antico benessere. Polissena è come se non avesse visto la luce. È morta e ignora le sue sciagure. Andromaca continua a parlare dicendo che lei aveva mirato a raggiungere una buona fama e l'aveva più che ottenuta, ma la sorte l'ha tradita. Tutte le virtù femminili che sono state individuate le praticava vivendo con Ettore. Lei non usciva mai fuori di casa, respinse quel desiderio. Poi non ammetteva nelle sue stanze i consumati pettegolezzi femminili. Era contenta di avere nel suo intelletto un buon maestro dentro casa. Ha sempre tenuto a freno la lingua e mostrato al suo sposo un viso sereno. Sapeva in che cosa doveva vincere e in che cosa invece cedere di fronte a lui. La notizia di queste sue virtù purtroppo giunse al campo Acheo e la rovinò. Una volta prigioniera, il figlio di Achille, Neottolemo, l'ha voluta in moglie. Sarà schiava in una reggia di assassini.
E se rimuovesse da sé il pensiero del caro Ettore per aprire il suo cuore al marito attuale, apparirebbe vile al morto. Ma se manifestasse avversione per il nuovo consorte, si attirerebbe l'odio dei padroni. Dicono che una sola notte basti a eliminare l'avversione di una donna per il letto di un uomo. Ma per lei è disgustosa una donna che a causa di nuovi letti si sbarazza del marito precedente e ne ama un altro. Ma neppure la cavalla, se viene separata dalla sua compagna, si rassegna facilmente a tirare il giogo. Eppure è una bestia, sprovvista di parola e di ragione, è un essere inferiore per natura. In te, Ettore, avevo trovato lo sposo ideale. Spiccavi per intelligenza, stirpe, ricchezza, valore. Mi hai presa, vergine, dalla casa di mio padre, e mi hai conosciuta per primo nel talamo nuziale. E ora sei morto, mentre io vengo trasportata in Grecia, prigioniera destinata alla schiavitù. Cara Ecuba, la morte di Polissena, che tanto ti addolora, cos'è rispetto ai miei mali? Per me non esiste più neppure quello che di solito resta alla gente, la speranza, e non mi cullo nella falsa idea di future gioie, anche se è piacevole illudersi. Ecuba considera che quando la tempesta è affrontabile, i marinai la affrontano con coraggio, ma quando è devastante, allora cedono alla furia delle onde. Così si sente ora lei, sopraffatta da troppe sventure. La vince la tremenda tempesta mandata dagli dèi. Ma tu, figlia cara, smetti di pensare a Ettore. Le tue lacrime non lo riporteranno in vita. Onora invece il tuo attuale signore. Offrigli l'esca della tua dolcezza. Se agisci così, i tuoi cari, tutti, ne saranno lieti. E magari renderesti un gran servizio a Troia allevando il figlio di mio figlio. I suoi discendenti potrebbero rifondare Ilio. La città potrebbe risorgere. Torna proprio in quel momento Taltibio per riferire le ulteriori decisioni dei suoi signori. L'araldo è in grande difficoltà e non sa come comunicare la funesta notizia ad Andromaca. Poi è costretto a parlare. Uccideranno tuo figlio, e così sai la notizia terribile. Ahimè, di fronte a questo sono niente le mie nozze. Nell'assemblea dei greci ha vinto la proposta di Odisseo di non allevare il figlio di un eroe e di gettarne il cadavere giù dalle mura di Troia. Dei del cielo, che dolore immane. Taltibio, preso da pietà per la povera madre, la invita a sopportare la sventura con forza e dignità. Non può fare nulla per opporsi, nemmeno maledirli. Se lo facesse, l'esercito si risentirebbe e lei rischierebbe che suo figlio non venisse né sepolto né compianto. Se tace e accetta senza ribellarsi la sua sorte, il cadavere di suo figlio non rimarrà insepolto e gli Achei sarebbero meglio disposti verso di lei. Andromaca è atterrata per il dolore. Abbraccia il bimbo, lo stringe a sé, considerando che lascerà sua madre nella desolazione. Lei era entrata vergine nel letto di Ettore e gli aveva dato un figlio per regnare un giorno su Troia, non certo per diventare vittima dei greci invasori. Poi, con dolcezza e dolore, si rivolge al figlio. Tu piangi, bambino. Hai dei tristi presentimenti. Perché ti avvinghi a me, ti stringi ai miei pepli? Perché ti getti sotto le mie ali come un uccellino? Ettore non uscirà da sottoterra, impugnando la gloriosa lancia, per salvarti. La famiglia di tuo padre, la forza dei Frigi, non esistono più. Non ci sarà pietà. Precipiterai con un salto orribile dalle mura. Sfracellato, esalerai l'ultimo respiro. O creatura, così tenera da stringere, così cara a tua madre, o dolce alito della tua pelle. Invano ti ho nutrito con il mio seno quando eri in fasce. Invano ho patito per te dolori e fatiche.
Abbraccia tua madre adesso per l'ultima volta. Avvinghiati a lei. Aggrappati al mio collo. Posa la tua bocca sulla mia. Voi greci avete inventato crudeltà barbariche. Perché uccidete questo bambino innocente? Elena, stirpe di Tindaro, tu non sei nata da Zeus. Per me tu hai avuto molti padri. L'odio, la vendetta, l'assassinio, la morte e tutti gli altri mostri che la terra nutre. Ne sono certa. Zeus non può aver generato un demone così funesto per molti barbari e per molti greci. Ti auguro di crepare. Grazie ai tuoi begli occhi, le pianure famose di Frigia sono divenute un orribile deserto. Poi si getta a terra, gemendo e attendendo solo che si compia la sua infausta sorte. Ragazzo, staccati dal dolce abbraccio della tua sconsolata madre. Avviati verso la corona delle alte mura. Lì è stato deciso che tu renda l'anima. Prendetelo. Ma ordini di questo genere dovrebbe comunicarli chi non conosce pietà e ama l'impudenza più di quanto non mi permettano i miei sentimenti. Figlio, figlio del mio sventurato Ettore, siamo ingiustamente depredate della tua vita, tua madre e io. Cosa posso fare per te, povera creatura? Mi percuoto il capo e il petto, è la mia offerta per te, perché solo questo è in mio potere. Guai alla città, guai a te. Che cosa non abbiamo ancora? Che cosa ci manca perché sia completa la catastrofe? La tua patria brucia tra le fiamme. Le rive del mare risuonano di lamenti. E come un uccello grida per i suoi piccoli, così le donne piangono chi lo sposo, chi i figli, chi la vecchia madre. Sposo a me, tanto caro. Tu vaghi morto senza tomba e senza esequie, ma una nave, con ali veloci, mi trasporterà sul mare ad Argo, nutrice di cavalli. Là dove i ciclopi hanno eretto mura di pietre alte, sino al cielo. Sparisce il nome di questa terra. Ogni cosa svanisce nel nulla. La nostra sventurata Ilio non esiste più. Il rombo di Pergamo che crolla. Per tutta la città si spande come un'onda. Oh, sventurata città. Arriva in quel mentre Menelao, re di Sparta, marito di Elena. È soddisfatto perché finalmente rimetterà le mani su sua moglie Elena. Lui, dice, non è certo andato a combattere Troia per 10 anni per riprendersi lei, quanto piuttosto per ripagare il subdolo ospite, Paride, che la trafugò da casa sua. Paride ha pagato, e anche Troia. Non sa bene cosa farà della donna che un tempo fu la sua sposa. La ucciderà, ma non a Troia, piuttosto a Sparta, per vendicare i greci che a causa sua hanno perso la vita. Quindi invita i servi a trascinarla per i capelli verso le navi. Ecuba, dopo aver ascoltato le sue parole, lo ammonisce. Menelao, per me fai bene a ammazzare tua moglie, ma evita di posare gli occhi su di lei, potrebbe riaccendere i tuoi desideri, perché lei attira gli sguardi degli uomini e poi distrugge città, incendia case. Il potere del suo fascino lo conosciamo io, tu e tutte le sue altre vittime. Elena viene strattonata fuori dalla tenda dalle guardie. Menelao, i tuoi servi mi trascinano brutalmente fuori dalle tende. Lo so che mi odi, ma permetti almeno una domanda. Sulla mia vita, cosa hanno deciso i greci? E tu? Mi sarà consentito replicare dimostrando che se muoio, non muoio giustamente. Menelao non è interessato alle questioni di una donna che odia e disprezza, ma Ecuba lo invita ad ascoltarla perché lei vuole ribattere le sue tesi, dimostrando il male che ha causato sia ai greci che a Troia.
L'insieme delle argomentazioni la condannerà e lei non potrà evitare la morte. Menelao accetta, ma più per ascoltare le ragioni della vecchia che per sentire le giustificazioni di Elena. L'origine prima di tutti i guai è stata lei, mettendo al mondo Paride. Ma il secondo responsabile della rovina di Ilio e mia è il vecchio Priamo. Doveva uccidere appena nato il futuro Alessandro, prefigurato in un sogno come un amaro tizzone di fuoco. La donna continua raccontando che Paride fece da giudice tra Atena, Afrodite ed Era per decretare chi tra le tre dee fosse la più bella. Ma loro cercarono di corromperlo, offrendo grandi doni in cambio della vittoria. Paride si lasciò corrompere da Afrodite, che gli promise la donna più bella del mondo. Il maledetto che mi ha rovinato, chiamalo Paride o Alessandro, arrivò scortato da una dea potente. E tu, miserabile, gli permettesti di starsene tranquillamente in casa tua e salpasti per Creta. E allora, è una domanda che rivolgo a me, non a te. Come mai io, sana di mente, tradii la mia patria e le mie case per seguire uno straniero? Punisci la dea, sii più forte di Zeus, che comanda su tutti gli altri celesti, ma è schiavo di Afrodite, e perdona invece me. La donna continua il suo racconto, narrando che, una volta sceso nell'aldilà Alessandro, dato che non esisteva più il matrimonio combinato dagli dei, lei avrebbe voluto abbandonare la reggia, venirsene al campo argivo. Ci provò. Ne sono testimoni i guardiani delle torre, le sentinelle sugli spalti. La sorpresero spesso mentre tentava di calarsi furtivamente dalle mura appesa a una corda. E il suo nuovo consorte, Deifobo, che l'aveva rapita, non intendeva lasciarla come moglie contro la volontà dei Frigi. La sua condanna a morte sarebbe ingiusta, visto che le si impose come consorte. Invece di essere considerata un premio per la vittoria, è ridotta a una misera schiava. Se Menelao vuole avere la meglio sugli dei, è una pretesa insensata la sua. Mi schiero intanto come alleata a fianco delle dee e dimostrerò che questa donna dice fandonie. Non credo che Era e la Vergine Atena fossero impazzite al punto da voler svendere Argo ai barbari o asservire Atene ai Frigi. Scesero sì sull'Ida, si presentarono alla famosa gara di bellezza, ma per divertimento e civetteria. Perché mai Era avrebbe dovuto desiderare tanto di essere la più bella? Per conquistarsi un marito superiore a Zeus? O Atena si era messa in caccia di qualche dio da sposare? Lei che aveva chiesto al padre il dono della verginità, lei che detestava il talamo nuziale? Tu arrivi a Troia, ci arrivano gli argivi sulle tue tracce, si scatena una lotta mortale. Quando venivi a sapere che Menelao aveva la meglio in battaglia, lo esaltavi, così mio figlio si tormentava, trovandosi a competere con un grande rivale in amore. Ma se la sorte favoriva i troiani, Menelao per te era una nullità. Seguivi con molta attenzione i giochi della fortuna, badando bene di essere dalla sua parte. I valori veri non ti interessavano affatto. Poi Ecuba continua a confutare tutte le pretese di innocenza di Elena. Dice che la colpa è di Afrodite, che ha scortato Paride a Sparta. Ma come? La dea non avrebbe potuto trasportare l'intera Sparta a Ilio? La verità è che Paride era un uomo bellissimo e che lei, appena vistolo, se ne invaghì. Sparta è nota per la sua austerità e lei voleva immergersi nel lusso della città di Priamo. Paride la rapì contro la sua volontà? Non poteva strillare e chiamare aiuto? Non vi era nemmeno uno spartano che potesse aiutarla? I suoi fratelli Castore e Polluce erano ancora vivi e non erano stati trasformati in stelle del cielo. Perché non li ha chiamati per aiutarla? Racconti di esserti calata giù dalle torri, con una corda, di nascosto, perché a Troia ci rimanevi tuo malgrado.
Ma nessuno ti sorprese mai a trafficare con un nodo scorsoio o a affilare un pugnale, come farebbe una donna di rango che rimpiange il marito di un tempo? E quante volte ti ho ripetuto: figlia, vattene, mio figlio sposerà un'altra donna, io ti faccio scortare di nascosto alle navi achee. Metti la parola fine alla guerra tra i Greci e i Frigi. No, il boccone era troppo amaro, perché tu spadroneggiavi in casa d'Alessandro, volevi che i barbari si prosternassero davanti a te, ecco cosa contava ai tuoi occhi. E dopo questo te ne vieni qui tutta agghindata, osi guardare lo stesso cielo che guarda tuo marito. Fai senso. Dovevi venire, ma dimessa, coperta di stracci, tremando per la paura, con il capo rasato come gli sciti, con atteggiamento di vergogna e non di sfida, visto le colpe che hai commesso. A questo punto Ecuba invita Menelao a ucciderla. Farà un atto degno di se stesso e dell'intera Grecia. La donna che tradisce il marito deve morire. Il coro si unisce alle parole di Ecuba, invitando Menelao a comportarsi davvero uomo ed evitare di essere accusato di effeminatezza. Sei arrivata alla mia stessa conclusione. Lei si è trasferita spontaneamente dalle mie case in letti stranieri. Ha tirato in ballo Cipride per pura vanagloria. Va, ti aspetta la lapidazione. Con una rapida fine pagherai le lunghe sofferenze patite dagli Achei. Così imparerai a non infangare il nome di tuo marito. Elena continua a implorare il marito. Ecuba esorta Menelao a non tradire i greci morti a causa sua e l'eroe greco si spazientisce. Dice che non gliela importa più nulla di Elena. Sarà riportata in Grecia come schiava su una delle navi. Ecuba lo invita a non farla viaggiare nella sua stessa nave, però. Uno che ha una donna nel cuore non smette mai di amarla. Dipende dai sentimenti dell'essere amato. Comunque ti accontenterò. Non salirà sulla mia stessa nave, tu non ragioni male. Ma una volta ad Argo, per la sua malvagità, deve morire di mala morte. Così indurrà tutte le donne a essere virtuose. Certo, non è tanto facile, ma la sua brutta fine soffocherà nel terrore gli istinti impudichi delle donne, anche di quelle peggiori di lei. Le ragazze e le vedove ricominciano a piangere i templi dorati e le lussuose case. Non più feste in onore degli dei protettori di Ilio, mai più danze e canti sacri. Una schiera di bambini si aggrappa alle porte piangendo. Una ragazza grida: «Madre, io sono sola. Gli Achei mi strappano da te, dalla tua vista». Su una nave cupa con remi potenti. Nel frattempo i greci hanno lanciato il piccolo Astianate giù dalla torre come un disco e ora riportano il cadavere alle donne greche. Taltibio arriva portando il corpo di Astianate e rivolgendosi a Ecuba la avvisa che una sola nave è rimasta sulle spiagge, pronta a partire. Lui sta per salpare con il resto del bottino di Neottolemo verso le coste di Ftia. Lui è già partito per aver ricevuto cattive notizie su Peleo, che Acasto, figlio di Pelia, ha cacciato dalla sua terra. Neottolemo si è mosso subito, più presto di quanto avrebbe voluto, portando con sé Andromaca. L'uomo confessa di essere scoppiato in lacrime quando Andromaca ha lasciato questo paese, piangendo sulla sua patria, prendendo commiato dalla tomba di Ettore. La donna ha chiesto a Neottolemo di concedere sepoltura a questo cadavere, al piccolo di Ettore che precipitando dall'alto ha perso la vita. E lo scudo, terrore bronzeo degli Achei, che Ettore usava per proteggersi di fianco, gli ha chiesto di non trasportarlo nella casa di Peleo, nella casa destinata alle nozze della madre di questo morto. Troppo grande sarebbe stato il dolore a vederlo, ma di usarlo come bara del piccolo. Ha anche chiesto, Andromaca, di adagiare il bambino sulle braccia della nonna perché lei ricopra il corpo con pepli e corone.
faccia quello che può in questa situazione. Poi è partita. La fretta del padrone le ha precluso di occuparsi lei stessa della sepoltura. Dopo che la vecchia avrà composto il cadavere, lui ricoprirà di terra la salma e leveranno le ancore. Che Ecuba si sbrighi a eseguire il compito che le è stato affidato. Lui personalmente l'ha liberata da un peso. Mentre attraversava lì vicino le acque dello scamandro, ha lavato il corpo e pulito le ferite. Andrà a scavare la fossa per lui. Eseguendo insieme i loro compiti, risparmieranno tempo e la nave potrà partire per Ftia. Deponete per terra lo scudo rotondo di Ettore. Che spettacolo doloroso, straziante per me. Ma voi, Achei, il cui vanto sono più le armi che il cervello, perché vi siete macchiati di un delitto tanto mostruoso? Per paura di un bambino? Temevate che avrebbe resuscitato Troia dalle sue ceneri? Siete meno che niente. Quando Ettore e innumerevoli altri troiani lottavano con successo, noi perivamo. E ora che la città è caduta e i frigi sono annientati, avete paura di un bambino. Detesto il timore di chi si spaventa senza ragione. Poi si rivolge al corpo del caro nipotino e piange la sua morte, la sua vita mai vissuta. Se almeno fosse caduto per la patria dopo aver gustato la giovinezza, le nozze, la sovranità che rende pari agli dèi, sarebbe stato felice, se c'è felicità in queste cose. Lui invece non ricorderà mai di averle viste e conosciute nella sua anima, e anche se facevano parte della sua eredità, non le avrebbe mai sperimentate. Povero infelice, le mura della città, le torri dell'Ossia, come gli hanno miseramente falciato dalla testa i riccioli che sua madre sovente ravviava e baciava. Ride la morte delle ossa spezzate. Ecuba non può tacere gli orrori. Poi si rivolge alle piccole mani, così dolcemente simili a quelle di Ettore. Adesso sono lì, davanti a lei, inerti, infrante. Si rivolge ancora alla boccuccia di Astianatte, da cui uscivano di continuo grandi promesse. Il bimbo mentiva quando, gettandosi sui suoi pepli, proclamava: «Madre, mi taglierò molti riccioli per te, condurrò uno stuolo di amici miei alla tua tomba per darti un caro saluto». Ma lui non ha sepolto l'anziana nonna. È stata lei, vecchia, che non ha più né patria né figlio, a seppellire uno più giovane, un povero cadavere. Ah, le molte carezze, le sue cure per allevarlo, i suoi sogni. È tutto svanito. Cosa potrebbe scrivere un poeta sulla tua tomba? Qui giace un bambino, ucciso un giorno dagli Achei, per paura. Che vergognoso epitaffio per l'Ellade. Ma se non hai avuto altra eredità da tuo padre, avrai almeno il suo scudo di bronzo. Sarà la tua bara. Tu che proteggevi il braccio dal bel gomito di Ettore, hai perso il tuo valoroso custode. Com'è dolce la sua impronta nell'imbracciatura e lungo l'orlo ben tornito il segno del sudore che colava dalla fronte di Ettore, spesso quando si impegnava in battaglia e ti accostava al mento. Prega le ancelle di andare a cercare qualcosa per adornare il cadavere di Astianatte. Non vi è molto, ma il bimbo riceverà quanto di meglio hanno da offrire. È pazzo l'uomo che si rallegra pensando che gli andrà sempre bene. La fortuna, con i suoi ghiribizzi, è come un individuo capriccioso, salta di qua e di là, e nessuno ne gode in perpetuo i favori. Arrivano dunque donne frigie portando ornamenti per il corpo e la nonna li depone su di lui. Ancora, con odio, ripensa Elena, odiosa agli dèi, che lo ha privato dei suoi beni, che ha spento la sua vita, ha distrutto la loro casa. Con gli ornamenti che dovevi portare sposando la più nobile principessa d'Asia, con gli splendidi abiti frigi rivesto il tuo corpo. E tu, arma bella di vittoria, un tempo, e madre di trionfi, tu, caro scudo di Ettore, ricevi questa corona. Ecuba e le donne piangono tutte le loro lacrime, travolte dalle sciagure,
che si susseguono una dopo l'altra. Gli dèi volevano solo il mio tormento e odiavano Troia più di ogni altra città. Invano abbiamo immolato tante vittime nei sacrifici. Ma se un dio ci avesse travolti in un turbine, rovesciando l'alto e il basso della terra, noi, scomparsi nell'ombra, non potremmo mai essere celebrati dai poeti, venir cantati dagli uomini del futuro. Vi prego, seppellite questo povero cadavere nella sua tomba. Le scarse ghirlande che ha bastano per un defunto. Ai morti, credo, non importa nulla la ricchezza degli onori funebri, solo i vivi si curano di inutili fasti. Le donne rimpiangono il grande re che Astianatte sarebbe potuto diventare. Intanto i greci danno fuoco con le torce alle rovine di Troia, che potrebbero ancora essere parzialmente riedificate, per non lasciare di quella potente città che pietra su pietra. Taltibio ordina alle ragazze di prepararsi a salire sulla nave e a Ecuba di seguire i soldati che la porteranno da Odisseo, del quale è diventata schiava. Sono accasciata. Questo è il culmine e il termine dei miei mali. Io lascio per sempre la mia patria. Troia viene data alle fiamme. Mio vecchio piede, cerca di affrettarti. Voglio dare l'addio alla mia sventurata città. Troia, tu respiravi grandezza in mezzo ai barbari, ma di te, presto, non resterà neanche il nome. Hanno incendiato te, noi siamo trascinati via da questa terra come schiavi. Oh dei, ma perché invoco gli dei? Neanche prima hanno mai ascoltato le nostre preghiere. Voglio gettarmi nel rogo. È bellissimo bruciare tra le fiamme insieme a queste mura. Il dolore ti ha reso pazza, povera donna. Prendetela. Cosa aspettate? Bisogna consegnarla nelle mani di Odisseo. Mentre la città, o quanto di essa rimasto, brucia, le prigioniere lanciano alti gemiti. Il fuoco divampa ovunque. Le donne evocano i mariti defunti affinché si levino dall'Ade e trascinino anche le loro povere spose laggiù insieme a loro. Simile a fumo, levando la sua ala al cielo, la cenere cancellerà le mie case ai miei occhi. Sparisce il nome di questa terra. Lo avvertite, lo sentite? Il rombo di Pergamo che crolla. Il terremoto... Per tutta la città si spande come un'onda. O mie membra tremule, vacillanti, sostenete i miei passi. Ecuba, appoggiandosi alle donne, si avvia verso le navi dei vincitori. Oh, sventurata città. L'opera faceva parte di una trilogia ambientata durante la guerra di Troia, insieme a due tragedie, Alessandro e Palamede, di cui rimangono solo frammenti. È allegoria della perdita, della disgrazia, della catastrofe e del dolore dei vinti. È insieme però anche allegoria della tracotanza dei vincitori, della loro disumanità che verrà punita in seguito in vari modi dalle divinità. Le donne troiane che hanno perso tutto sono simbolo della disfatta, ma anche di una profonda dignità umana. Gli spietati soldati greci sono simbolo della scellerata crudeltà di chi perseguita e tormenta i vinti. Elena è simbolo della pusillanimità. Taltibio è simbolo dello stato d'animo di chi si rende conto di essere dalla parte sbagliata della storia, è costretto a collaborare con i prepotenti e non può far niente per impedire le scelleratezze e le ingiustizie. In questa tragedia tutto è già accaduto. Troia è distrutta, gli uomini sono stati uccisi e le donne troiane trascorreranno nella schiavitù il resto dei loro giorni. Restano nel presente solo i morti
e il dolore dei sopravvissuti. Le Troiane è la tragedia della disperazione dei vinti e ha lo scopo di gettare luce sulle indicibili sofferenze portate ai popoli di qualunque secolo della follia omicida della guerra.